Se le dicessi che in questa piscina c'è della pipì, lei il bagno lo farebbe? No, non credo. Se ci fanno l'urina, chi ce va dentro? Eppure succede. Uno studio canadese ha confermato l'incubo di qualsiasi nuotatore. Nelle piscine si accumulano fino a 75 litri di pipì. Per capire quant'è, prendete una normale bottiglia d'acqua e moltiplicatela per 50. È come se in una piscina olimpionica ci fosse un litro e mezzo di pipì ogni metro di lunghezza. Abbiamo provato anche noi a fare delle analisi. Oltre a tracce di urine abbiamo trovato Escherichia coli e di enterococco. Tutto proveniente sicuramente da materiale fecale. Possono dare fenomeni gastrointestinali, anche perché nuotando in piscina i batteri fecali entrano facilmente in bocca. E se credete che il cloro possa mettervi al riparo, sbagliate. Quindi la pipì di per sé è sterile, ma alcune sostanze presenti nell'urina, quali per esempio l'urea e l'ammoniaca, venendo a contatto con il cloro, forma dei composti chimici che hanno un'attività di tipo irritativo sia sulla mucosa respiratoria che a livello degli occhi. E poi vada lo... Uno lo sa, però poi che...